Buongiorno amiche e amici del blog del Passatore, siamo a Cesena con Davide Fabbri, candidato sindaco per i Verdi. Buongiorno signor Fabbri, ci parli un po' di lei, della sua lista e dei motivi per cui ha scelto di candidarsi a sindaco. Allora, i Verdi e Cesena continueranno la loro battaglia ecologista per il bene comune della nostra città. Si presentano alle elezioni con un candidato sindaco, il sottoscritto, con una lista di candidati che chiede alla città una rivoluzione verde e ecologista per cambiare la gestione di potere all'interno appunto della nostra città. Può illustrarci i punti salienti del vostro programma e cosa pensate di fare se vincerete le elezioni? I Verdi in questi anni hanno saputo aprire delle nuove dinamiche all'interno della città. Hanno aperto delle contraddizioni fra sviluppo e ambiente, hanno cercato di evitare grosse cementificazioni del territorio ed è per questo che il nostro programma di fatto si presenta su due linee ben precise. Da un lato una maggiore tutela ambientale, uno stop al massacro della cementificazione del territorio, dall'altro cercare di coniugare ecologia e protezione sociale, quindi una maggiore capacità di destinare risorse alle famiglie meno abbienti che hanno un gran bisogno della nostra città. Per concludere, un breve spot per invitare gli elettori a votarla. Votare i Verdi significa votare il cambiamento ecologista a favore della tutela ambientale. Attualmente abbiamo una città in mano ai padroni del cemento. Cerchiamo di rafforzare l'idea di partecipare all'attività politica della nostra città. Ringraziamo Davide Fabbri, candidato sindaco per i Verdi a Cesena. Per il blog del Passatore, Nicola, Simone e Mirko. Ciao a tutti.